Stamattina vi farò vedere come si fa una semplice frittata con i porri. Scusate, ma nel frattempo devo mescolare qui. Allora, vi dico gli ingredienti. Io ho preso 3 uova, le ho già preparate. Adesso sto sbattendo l'uovo così, abbastanza, con una forchetta da farlo diventare cremoso. Ho preso un porro, l'ho sminuzzato. Poi lo aggiungerò dentro un pizzico di sale, che io poi non sono molto salata, odio il sale. Allora, prendiamo il porro, faccio così, lo metto dentro con le mani, faccio prima, nel senso che comunque è più veloce, che perché sto usando una mano per riprendere. Scusate, io ho sempre questa tosse fin quando non mi passa, tanto cerco di girare, ecco che si deve amalgamare bene con l'uovo. Nel frattempo io ho preparato su una padella, vi faccio vedere, con dentro dell'olio caldo. Adesso di che, siccome la padella sta andando da un po', l'olio sarà già caldo, metto dentro tutto il mio composto e lo lascio andare così. Ok, poi fare le frittate. Aspetta, la fiamma del fuoco, aspettiamo che si cuocia un attimo. Io devo fare allora la frittata, tanto da fare, no? Tanto deve essere diventare ben cotta. Così dopo si può girare, no? E si riesce a fare una bella frittata che diventa anche alta, no? Adesso sta la frittata, si sta cuocendo, no? E infatti man mano, se vedete e notate, allora, io con questa paletta, non è la paletta, io non ho la paletta, purtroppo non andrebbe usata questa, non usate questa, cioè ci vuole l'altra paletta, quella piatta, ma purtroppo non riuscivo a trovarla stamattina, però vedete, la frittata si sta gonfiando, si gonfia, deve essere bella cotta sotto, se no dopo non riusciamo a girarla. Anche perché io non sono una chef, non sono neanche, vi faccio vedere come fare velocemente una frittata, la frittata coi porri, per chi piace il porro, perché non a tutti piace il porro, però stamattina ho detto perché non provare a fare una frittata col porro che rimane un po' più saporita, anche perché poi la frittata si può fare in qualsiasi modo, si può fare col prosciutto, si può fare coi piselli, con le verdure, con la cipolla, con la mortadella, con i cubetti di feta. Insomma, ci sono diversi modi per fare una frittata fatta bene. Io adesso ho girato la frittata che sotto era cotta, senza cercare di non romperla, perché tante volte, spesso e volentieri, la frittata quando si gira purtroppo si rompe. Potete vedere che la frittata è venuta abbastanza alta, in quanto ho messo 3 uova, ripeto gli ingredienti, 3 uova, mezzo porro e poi ho aggiunto proprio un pizzico di sale, in quanto io non amo molto il sale, quindi sono un po' restia a mettere il sale. Poi uno fa, comunque fa sempre in tempo ad aggiungere, no? Aspettiamo che si anche dopodiché la nostra frittata sarà pronta. Adesso mi sembra molto lì la quella tipo cotto e mangiato. Vabbè, allora adesso posso far vedere che la mia frittata è pronta perché l'ho girata ancora. La spegniamo e versiamo in un piatto, vediamo se riusciamo con una mano sola. Eccola qua la mia frittata. Scusate se ogni tanto mi sono spostata. La frittata coi porri è pronta per essere mangiata. È un piatto molto veloce, infatti ci ho messo proprio pochissimo
è anche un piatto che comunque la frittata si può anche mangiare sia calda che fredda, è un piatto che richiama molto la primavera, l'estate che tra un po' arriverà. Va bene, io con questo ho terminato e vi auguro una buona giornata a tutti e un buon pranzo.